Dall'8 al 27 agosto si rinnova ad Agropoli l'appuntamento con i bambini del Sahrawi, promosso dall'associazione Piccoli Ambasciatori di Pace Ollus. Le iniziative di accoglienza avranno il punto di riferimento presso l'oratorio Padre Giacomo Selvi di Agropoli e ciascuno potrà dare il proprio contributo volontario dedicando il proprio tempo o anche mettendo a disposizione dell'associazione beni di prima necessità, tra cui cibo, acqua, materiali igienici e piattini e posate monouso. Anche quest'anno Agropoli apre le porte ai piccoli ambasciatori di pace, i piccoli rappresentanti della etnia Sahrawi, che per il 13° anno consecutivo saranno ospiti ad Agropoli. Ricordiamo che il popolo Sahrawi è un popolo che vive profugo ormai da 44 anni nel deserto algerino, sopportando le terribili temperature, freddissime in inverno e caldissime in estate. Questi bambini sono i rappresentanti di questo popolo che da 44 anni cerca di rientrare in possesso dei suoi territori, invasi ormai 44 anni fa dal popolo marocchino, dal regno marocchino. Ad Agropoli arriveranno questi 9 bambini e 2 accompagnatori che sono in Italia già dal 9 di luglio, dove sono stati ospiti prima a Napoli presso l'associazione Tiris, e poi ad Ariano Irpino presso l'associazione Vita. Concluderanno poi questa loro breve vacanza ad Agropoli e saranno da noi dall'8 al 27 agosto prossimi. Durante questo soggiorno i bambini faranno visite ludiche, avranno dei giochi, ma soprattutto faranno delle visite mediche, che è la cosa forse più importante, per loro. Infatti, molti bambini arrivano in Italia con patologie che, seppur non gravissime, in una società evoluta come la nostra, diventano quasi insormontabili nella condizione in cui vivono normalmente. L'Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace Onlus ringrazia innanzitutto il parroco Don Nicola Griffo, che mette a disposizione i locali, della parrocchia. Il presidente dell'oratorio Padre Giacomo Selvi, il maresciallo Giuseppe Di Lucia e poi il sindaco Adamo Coppola e tutta l'amministrazione comunale per l'appoggio ormai decennale a questa iniziativa. Ma cosa più importante, l'associazione vuole ringraziare le persone comuni, i commercianti, i ristoratori o semplici amici che vengono e aiutano questi bambini e vogliono lasciare qualcosa a loro. Quindi è importante che i bambini conoscano la nostra realtà e che il Cilento conosca la realtà dei Sahrawi. Viva i Sahrawi, viva il Cilento!